davanti a cioè, perché una dei Nava costituisce, Allora, vediamo un cioè, po' di stiamo chiarezza, visto scherzando. che lei, beh no, stiamo scherzando, no, io la metterei su un altro aspetto, però la ringrazio di questa domanda perché da un punto di vista giornalistico la penso esattamente come lei, da un punto di vista invece registico, storiografico e di impostazione del soggetto con una sceneggiatura, non era facile mettere insieme un ginepraio che per oltre 30 anni ha distratto in maniera negativa magistrati, commissioni d'inchiesta e compagnia cantante. Prima. Secondo, quando si mettono insieme queste cose, prima di tutto si fa una scelta proprio per evitare di doversi confrontare con delle persone che semmai ci si confronta dopo e non bisogna chiedere permessi per ottenere nomi e quantomeno configurare situazioni. Poi si è scelto di raccontare, ricostruire la storia processuale, stando bene attenti a non fare un documentario, perché in precedenza non erano stati fatti film su Bologna 2 agosto, ma erano stati fatti tanti documentari. Allora un regista che cosa, secondo me, a mio modesto avviso, deve fare? Deve scegliere di fare un film. Se deve scegliere di fare un film, è libero di inserire anche le cosiddette libertà autoriali. Non sono Nella realtà, tanto sicuro che un mi argomento scusi, così delicato mi sia libero di nella farlo. realtà, nessun terrorista si pente. Non si pente, noi l'abbiamo inserito e risponde ad una finalità, cercare di far arrivare il messaggio alle nuove generazioni con il pentimento di Tatiana Luther, che avete visto, di non intraprendere questo percorso criminale. Dall'altro abbiamo inserito una storia d'amore, perché se si fa un film e non si fa un documentario, come voi mi insegnate, bisogna creare tra la finzione, come ha detto Giorgio, e il resoconto della realtà, un mix che possa tentare di raggiungere l'obiettivo della comprensione. Allora a quel punto che cosa succede? Succede che giustamente legandoci all'attività processuale che è stata esaminata in oltre 35 anni di processo, siamo arrivati a non prendere alcun tipo di posizione se non quello che le sentenze hanno stabilito.